Un'immagine storica di una decina di campioni olimpici veneti hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del CONI Veneto e della mostra fotografica permanente degli attuali 54 campioni che hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi. È stata questa la festosa cornice che ha tenuto a battesimo il taglio del nastro della nuova e moderna sede padovana del CONI Veneto, inserita nel complesso dello Stadio Euganeo. Una prestigiosa realtà dove coabitano anche una ventina di federazioni sportive, che ha caratterizzato la giornata, sotto la guida del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, che ha fatto gli onori di casa nell'intrattenere gli ospiti e le autorità. Oggi cerimonia di inaugurazione della sede del CONI Veneto della mostra fotografica permanente Campioni senza tempo, con la presenza di campioni con le medaglie d'oro che hanno dato un segno di quanto importante il Veneto sotto l'aspetto sportivo. È stata una giornata importantissima perché, oltre all'inaugurazione della nuova sede del CONI alla curva sud dello Stadio Euganeo, dove vive il CONI Veneto, il CONI di Padova, la Scuola Regionale dello Sport e molte federazioni sportive, abbiamo fatto anche l'inaugurazione della mostra fotografica dei 54 campioni olimpici che il Veneto ha dato all'Italia. Un numero molto importante e impressionante che ci pone al secondo posto in Italia come movimento sportivo e quindi è un grande orgoglio come Veneti, dirigenti dello sport del Veneto, di dire che siamo i secondi. E questo è merito dei 200.000 volontari che lavorano nella nostra regione, delle migliaia e migliaia iscritte a tutte le discipline sportive, dal calcio però al badminton, al tennis tavolo, eccetera, e portano l'Italia a vincere. Non abbiamo potuto mettere le medaglie d'argento e di bronzo perché non avevamo il posto, ma io mi auguro che nel futuro ci siano anche loro. Ma questo è il vertice. Noi vorremmo che dal vertice si riuscisse a capire che lo sport alla base è dato da milioni di ragazzi che si appassionano allo sport, vanno via dalla strada, vanno negli impianti sportivi, sudano, si sacrificano per diventare campioni, magari vincere qualche medaglia provinciale, regionale, qualcuno rari vanno alle Olimpiadi, però tutti amano lo sport. Qui c'è la parte di storia di Padova, una storia molto importante. Gli uffici sono facili da fare, senza togliere nulla al Presidente. I campioni sportivi sono un po' più difficili da realizzare, per cui è un grande merito che siamo qui, un grande vantaggio. Loro rappresentano l'immagine di Padova. Padova è tante cose, Padova è capitale, quest'anno sarà capitale della solidarietà, il prossimo anno. Mi auguro che sarà anche la capitale dell'Urpitta, della pittura del 300. Tutte queste cose fanno parte dell'immagine di Padova. Nell'immagine di Padova sono anche questi campioni che danno lustro alla città, danno immagine ed è un piacere veramente averli qui. A rendere omaggio ai campioni olimpici e all'inaugurazione della nuova sede del CONI Veneto c'erano molte autorità, a partire dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, con il prefetto della città, Renato Franceschelli, la delegazione della provincia di Padova, assieme al generale Amedeo Sperotto, comandante delle forze operative Nord e rappresentanza della regione Veneto, con l'assessore Giuseppe Pan. Oggi è un'iniziativa molto particolare, diffondere questa cultura delle medaglie olimpiche per gli atleti, ma verso anche le nuove generazioni. Sì, siamo qui a Padova, allo Stadio Euganeo, dove si è appena instaurato l'ufficio del CONI regionale con le 20 federazioni, quindi assolutamente un punto nevralgico, un punto centrale nel cuore del Veneto, dove si fa sport, ma soprattutto si programma lo sport anche da qui al futuro. Quindi assolutamente l'importante presenza dei nostri olimpionici. Noi siamo la regione che ha un grandissimo numero di medaglie d'oro, argento, bronzo. Mi parlavo di qualche centinaio, quindi messi tutti insieme, quindi assolutamente un grande progetto quello di avvicinare i nostri campioni ai ragazzi, quindi lo sport dei vertici che comunque arriva nelle scuole. Assolutamente un progetto importante, un progetto che noi come Regione Veneto sosteniamo anche in vista delle Olimpiadi di Cortina Milano che nel 2026 saranno qui presenti in Veneto. Ormai siamo quasi ai passi finali e naturalmente noi investiremo su tante infrastrutture che avvicineranno ancora molto di più i nostri ragazzi a questo grande magico mondo che sono quello delle Olimpiadi.
Un'intera mattinata servita soprattutto a premiare i fuoriclasse dello sport che hanno conquistato l'alloro olimpico, le cui foto resteranno a testimonianza della vasta forza sportiva degli atleti veneti. Si tratta della seconda realtà a livello nazionale che resterà permanentemente esposta all'interno delle sale del CONI Veneto, attraverso la mostra fotografica voluta dal presidente Bardelle. Una storia che è stata rivissuta con gli artefici a partire da Franco Testa, che a Roma nel 1960 ha conquistato l'oro nel ciclismo, con lui Francesco De Piccoli oro nei pesi massimi nel pugilato nel 60 a Roma. Seguiti da Roberto Zandonella nel Bob a 4 di Grenoble nel 68, così come la veneziana Antonella Ragno, oro nel fioretto individuale nel 72 a Monaco di Baviera, nel seguire le orme del padre Saverio. Antonella Ragno, parliamo di fioretto individuale, la scherma quindi Monaco 72, l'ultima medaglia, ma quella d'oro, quella più importante della sua carriera. Sì, si sono volute 4 Olimpiadi per vincerne una, perché avevo fatto già 2 medaglie di bronzo, mi era sfuggita a Tokyo in uno spareggio scatenato e poi è stata l'ultima spiaggia perché ero già sposata, avevo un bambino, eccetera, però... E mi sono riscattata perché ho battuto tutte quelle che mi avevano fatto soffrire, che mi avevano fatto del male, diciamo, e sono riuscita a vincere, sì. Ritorniamo indietro nel 72, che giornata è stata per lei? È stata una giornata stupenda perché, come ripeto, ho trovato tutte le avversarie di forti, campionesse olimpioniche, la Novikova era quella che aveva vinto le Olimpiadi del 68, Zabelina, tutte quelle che avevo avuto delle storie poco simpatiche perché mi avevano battuto. Quel giorno è stato meraviglioso perché, non so, qualcuno si vede che mi ha dato una mano. La famiglia Ragno è una tradizione nella scherma, quindi dal padre alla figlia. Eh sì, io l'ho fatto per riscattare, perché papà, che aveva perduto la medaglia d'oro, aveva vinto a squadre nel 36, gli era sfuggita la medaglia d'argento, sperava di rifarsi nel 40, poi voi sapete tutti che la guerra ha spezzato tutto, ha rifatto le Olimpiadi facendo medaglia d'argento a squadre, una cosa o un'altra, per cui... Poi ha detto: Antonella, tu mi devi riscattare. Una prestigiosa mostra fotografica che ha dato lustro alla giornata di festa, voluta dal presidente del CONI Veneto, che è stata arricchita anche dagli altri atleti azzurri, tra i quali Marco Marin, ex senatore padovano, ora deputato, che nel 94 si è aggiudicato la medaglia d'oro a Los Angeles nella sciabola a squadre. Cosa ha rappresentato per te questo punto d'arrivo che oggi il CONI ha messo in primo piano? No, intanto ringrazio il CONI di questo bellissimo lavoro che ha fatto, credo che tutti noi lo ringraziamo profondamente per la memoria che è importante. Le Olimpiadi, come tutti voi sapete, rappresentano il culmine per una carriera sportiva, poi vincere la medaglia d'oro naturalmente ancora di più, sono i sacrifici che hai fatto per tanti anni, gli allenamenti che hai condiviso fin da bambino nella tua città sportiva, io ero il Petrarca Padova, scherma, e quindi con tutti i tuoi amici, poi sai, le Olimpiadi sono quel giorno a quell'ora, non puoi sbagliare, tu ti alleni una vita proprio per quella giornata e quindi poi salire sul podio più alto delle Olimpiadi, vedere il tricolore che sale, cantare l'inno, è una soddisfazione immensa. I magnifici dello sport che adesso anche le nuove leve potranno poter ammirare e anche valorizzare i risultati ottenuti. Lo sport italiano ha un grande merito, che vince sempre. È una potenza a livello mondiale, quindi ricordavamo prima che il Veneto, tra altre cose, è una delle regioni che ha dato più campioni olimpici e più medagliati, ma tutta l'Italia, in tutte le regioni si vince tantissimo e quindi la continuità è garantita soprattutto dalla passione, dal volontariato, dai dirigenti, dai tecnici, dagli atleti, dai genitori, da tutti quelli che si prodigano per far sì che i ragazzi facciano tanto sport. Poi ne arriva uno ogni milione, ma in Italia arriva sempre, quindi anche ai prossimi giochi olimpici saremo protagonisti. La carrellata fotografica dei 54 medagliati d'oro è proseguita poi con Pierpaolo Ferrazzi, oro nella canoa fluviale di Barcellona nel 1992 e con la padovana della scherma Francesca Bortolozzi, con la sua duplice medaglia d'oro, quella di Barcellona nel 92 e di Atlanta in America nel 96 con il fioretto.
cosa rappresenta oggi nel CONI Veneto la presenza con la tua firma? È una grande soddisfazione vedere che il CONI ha voluto rendere questo omaggio a noi atleti che abbiamo vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Per me è veramente con grande entusiasmo che vengo a vedere questa esposizione e questa inaugurazione di questi nuovi locali. Le Olimpiadi sono una cosa che mi ha entusiasmato e stimolato, e è stato il mio unico obiettivo per tanti anni. Sono passati tanti anni adesso da quando ho partecipato e da questi risultati, per cui la mia vita è cambiata ed è cambiata, sono passata dalla parte dell'insegnamento, per cui per me è importante essere rimasta ancora nell'ambiente nel mondo dello sport e essere diventata maestra di scherma qui a Padova alla Comini, e quindi insomma cerco di mettere a disposizione dei ragazzi non solo la mia esperienza sportiva, ma anche di aiutarli a crescere in maniera autonoma e libera, e soprattutto libera da tanti problemi che ci sono oggigiorno. Immagini fotografiche firmate dai presenti che resteranno per sempre nella sede del CONI Veneto, a testimonianza della presenza veneta in campo nazionale, così come quella di Rossano Galtarossa con le sue 5 presenze alle Olimpiadi nel canotaggio. Un record insuperabile, attuale componente di giunta del CONI Veneto, con la sua medaglia d'oro conseguita in Australia a Sydney nel 2000. La firma ufficiale per ritornare indietro nel 2000. Ah sì, anche nella sede ufficiale del CONI Veneto, insomma, sono orgoglioso di avere la mia immagine come quella degli altri 53 colleghi, quindi insomma 54 medaglie d'oro per la nostra regione è un motivo di vanto. Oggi su iniziativa del Presidente Bardelle c'è stata l'inaugurazione della sede, che non era ancora stata fatta, ma di fatto l'inaugurazione della mostra Campioni senza tempo. Insomma, tutte le medaglie d'oro sono a disposizione, saranno tra l'altro a disposizione dei giovani, degli studenti, delle scuole, per fare delle visite guidate dove alcuni di noi campioni olimpici saremo a disposizione per raccontare a loro un po' cosa significa andare alle Olimpiadi, perché come diceva giustamente il professor Polchio, l'Olimpiade è un'altra cosa. L'Olimpiade è un'altra cosa perché genera delle emozioni incredibili, fantastiche, e sono convinto che valga la pena raccontarle ai ragazzi. Non solo quelle che si stanno vivendo oggi, quelle che si vivranno a Tokyo 2020, ma anche quelle che sono vissute in passato. È una storia sportiva che è giusto tramandare, e quindi anche queste immagini servono a questo. L'interminabile serie di atleti olimpionici d'oro del Veneto è proseguita con Marco Gagliazzo, primo aviere scelto dell'Aeronautica Militare Italiana, che nel tiro con l'arco ha conquistato 2 ori olimpici, quello di Atene nel 2004 e di Londra nel 2012. Una grande soddisfazione, un obiettivo raggiunto nello sport, e spero di non fermarmi solo alle Olimpiadi fatte, di farne altre. Qual è stata quella più importante per te? Ma sono tutte importanti, perché sono tutte bellissime. E ovviamente le medaglie d'oro sono quelle più importanti, però anche la medaglia d'argento ha la sua importanza. Sono traguardi che adesso anche le scuole, i ragazzi, le nuove leve potranno vedere, ammirare e fare esperienze. Sì, il mio consiglio è quello di provare tutti gli sport e alla fine di trovare il proprio. Un prossimo traguardo quale sarà? Quest'anno abbiamo i mondiali in Olanda e serviranno per prendere i posti alle Olimpiadi, e cercheremo di dare il massimo lì. Una mostra fotografica permanente che avrà anche un seguito attraverso il progetto Campioni senza tempo, voluta dal presidente Bardelle e dalla Scuola Regionale dello Sport, con il suo presidente Dino Ponchio, per un richiamo al mondo della scuola, coinvolta attraverso il pianeta del MIUR, per far conoscere i campioni veneti agli studenti, con le visite guidate dalla presenza dei campioni che trasmetteranno le loro esperienze olimpiche alle nuove leve, quale stimolo alla pratica sportiva che saranno i ciceroni per i futuri campioni del domani. Una nuova esperienza incentrata sui valori e di un'ampia visione storica dell'olimpismo veneto del futuro. Questo è un primo step, il secondo è quello di coinvolgere i ragazzi delle scuole, gli studenti, per portarli qui in questa sede per poter capire cos'è lo sport, ma soprattutto avere delle immagini di quali sono stati i campioni che hanno fatto grande l'Italia. Infatti noi abbiamo lanciato un progetto, Campioni senza tempo, e vorremmo che il MIUR su questo ci appoggiasse, e come vanno tante scuole col pullman a Ginevra, al CIO, oppure per i musei,
che una volta all'anno venissero qui a Luganeo. Noi mettiamo a disposizione dei accompagnatori olimpici che spiegano cosa vuol dire vincere una medaglia alle Olimpiadi, qual è la bellezza di vincere una medaglia alle Olimpiadi e la storia dello sport. Lo sport a cosa serve? La cultura sportiva. Noi siamo dirigenti sportivi, amiamo vedere le vittorie, vedere vincere le medaglie, però vorremmo che la cultura sportiva entrasse nelle scuole. Cos'è la cultura sportiva? Amare lo sport, andar via dai pericoli che ci sono della strada, dalle deviazioni che ci sono sociali in questo momento e una modernità che sta avanzando in maniera impressionante, usare meno il telefonino, l'iPad, correre, divertirsi, diventare uomini e donne sane di una grande Italia.